Autobomba di Limbadi, caso avvolto dal mistero. Oggi tutti in piazza contro Scura, contro la sanità commissariata calabrese. Frode all'INPS per oltre 4 milioni di euro. Scoperti alla Guardia di Finanza 600 falsi braccianti agricoli. Operazione Johnny, raffiche di richieste in abbreviato. Successo della terza edizione Quad Abivonci, itinerario naturalistico attraverso la montagna fino a Serra San Bruno e ritorno dalla Via Grande. Benvenuti al giornale di Telemia. Torniamo al giallo, quello che è diventato di Limbadi, dove sono stati fatti esplodere padre e figlio, un 44enne rappresentante di medicinale e il 70enne padre, con un'autobomba, una bomba piazzata nel bagagliaio della vettura dei due. Anni di soprusi e angherie, minacce e aggressioni, denunce senza risposta fino alla tragedia. Mi aspettavo che accadesse, riferisce la mamma di Matteo Vinci, Rosaria Scarpulla. Madre coraggio, le sue parole confermano infatti che la strada imboccata dai carabinieri per fare luce su quanto avvenuto a Limbadi sia quella giusta. Si segue una pista precisa che porta a vecchie questioni mai risolte tra la famiglia Vinci e quella di Mancuso. Noi in quella terra, dichiarato infatti Scarpulla, non ci stavamo bene perché i nostri vicini non sono persone a cui si può parlare. Volevano, spiega ancora, che ce ne andassimo da là, volevano a tutti i costi i nostri terreni. Rosaria Scarpulla non ha paura e vuole andare fino in fondo, ma precisa, il mio non è coraggio, ma difesa dei propri diritti. Chiede invece ai funerali di Stato per Matteo, la vittima dell'attentato di Limbadi, l'avvocato Giuseppe De Pace, legale della famiglia coinvolta. Il vile atto strategico che a Limbadi ha provocato la morte del giovane, ha riferito infatti il legale, non è solo un fatto di cronaca, è un fatto terroristico mafioso, un attentato alla collettività generale dal carattere e dalla portata più pesante di quanto non siano state le stragi di mafia degli ultimi decenni. Su quanto è avvenuto è intervenuto anche il procuratore della Repubblica aggiunto di Catanzaro Giovanni Bombardieri, che ha riferito: quanto è accaduto è sicuramente grave, ma la risposta dello Stato sarà forte. Già dal primo momento, ha aggiunto Bombardieri, i colleghi della DDA e i carabinieri hanno esaminato tutta la vicenda. Per quanto riguarda il movente, non facciamo interpretazioni, stiamo valutando tutti gli aspetti di quanto è accaduto, compreso quello della controversia legata a questioni di vicinato. Questa mattina a Catanzaro manifestazione da parte di tante organizzazioni, anche sindacali, rappresentanti della sanità privata, tutti contro Scura, contro il commissariamento della sanità in Calabria. È arrivato il giorno della protesta per gli ambulatori privati accreditati. Oggi, infatti, le varie strutture calabresi si sono ritrovate a partire dalle 10 a Catanzaro presso Palazzo Alemanni per manifestare contro i tagli stabiliti nei decreti del commissario Scura. Serrata totale delle strutture che, sebbene abbiano già incassato il sostegno di Oliverio, che pochi giorni fa ha ribadito la sua preoccupazione per le ulteriori ricadute negative che questo problema avrà sull'intero sistema sanitario regionale, restano ancora in lotta per gli annunciati tagli al budget. Una storia infinita, fatti di continui ricorsi e denunce alle autorità competenti. Una storia che comincia con il decreto 128 del novembre 2017, con cui Scura ha operato un taglio di 13 milioni di euro, non per l'anno successivo, ma per l'anno stesso. E così, a novembre, quindi ad anno ormai chiuso, i laboratori si sono trovati con un budget decurtato. I vari ricorsi al TAR che il decreto ha generato hanno disposto la sospensione dello stesso, in attesa di una pronuncia da parte dei giudici. Ma c'è dell'altro. A inizio 2018 Scura ha invitato le strutture alla firma dei nuovi contratti, in cui però c'era una clausola che stabiliva la rinuncia a qualsiasi procedimento giudiziario o contenzioso relativo alla questione. Dopo un primo rifiuto delle ASP, Scura le ha nuovamente invitate a procedere alla convocazione o, in caso contrario, ad attivare le procedure di sospensione degli accreditamenti per l'anno 2017. A questo punto le associazioni hanno presentato denuncia alla Guardia di Finanza di Catanzaro, Reggio e Cosenza per tentata estorsione. Accanto a quelli del 2017 ci sono però anche i decreti 70 e 72 a preoccupare, in quanto dispongono di ulteriori tagli per il 2018 sulle risorse disponibili. A essere decurtato sarebbe circa il 40% dell'offerta sanitaria, e su 3.200 posti di lavoro quasi la metà sarebbe a rischio. In attesa dunque che il TAR si pronunci il 12 aprile, ANISAP, Federla, Beasa hanno chiesto al prefetto un tavolo di mediazione.
Frode all'INPS per oltre 4 milioni di euro scoperti dalla Guardia di Finanza di Locri, 600 falsi braccianti agricoli. Nell'ambito dell'attività istituzionale in materia di spesa pubblica, i finanzieri del gruppo di Locri hanno accertato, al termine di un'articolata e complessa attività di indagine, una truffa aggravata in danno dell'INPS perpetrata da 23 aziende agricole mediante l'assunzione fittizia di 600 dipendenti, con un danno alle casse dello Stato per oltre 4 milioni di euro. Le imprese presentavano all'ente previdenziale falsi contratti di affitto e o comodato di terreni riconducibili anche a soggetti ignari, completamente estranei alla truffa, nonché fasulle denunce aziendali trimestrali attestanti l'impiego mai avvenuto di operai al fine di consentire l'indebita percezione di indennità di disoccupazione, malattia, assegno nucleo familiare e maternità. Nel corso delle indagini sono state acquisite informazioni dai proprietari di terreni estranei alla truffa e attraverso l'analisi documentale sono state ricostruite le false dichiarazioni e comunicazioni all'INPS dei falsi datori di lavoro. Oltre 100.000 le giornate lavorative mai effettuate e comunicate che hanno generato indennità previdenziali e assistenziali per oltre 4 milioni di euro. Inoltre, gli accertamenti condotti hanno consentito di appurare che non sono stati versati nelle casse dello Stato contributi previdenziali INPS a carico delle aziende agricole segnalate per circa 430.000 euro. Le fiamme gialle hanno anche effettuato sul conto di tutti i soggetti coinvolti accertamenti economico-patrimoniali, constatando in capo ad alcuni braccianti il possesso di beni mobili di lusso e immobili di pregio a fronte di una modesta situazione reddituale. Le indagini si sono concluse con il deferimento all'autorità giudiziaria dei rappresentanti legali delle imprese per le ipotesi di reato riguardante la truffa aggravata ai danni dell'INPS e la falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, mentre i 600 falsi braccianti sono stati segnalati per il reato di truffa aggravata in concorso con il fittizio datore di lavoro. Il risultato conseguito testimonia ancora una volta il ruolo fondamentale della Guardia di Finanza nel contrasto degli illeciti commessi nel settore della spesa pubblica a tutela dei cittadini che operano nel pieno rispetto della legalità. È passato più di un mese dalle politiche 2018 e ancora è una grande confusione per quanto riguarda gli eletti. Conteggi e riconteggi, corsi e ricorsi. Abbiamo votato da oltre un mese e ancora non si vede all'orizzonte un governo che sostituisca l'esecutivo Gentiloni. In Calabria non ci sono certezze pure su molti neoparlamentari, poiché abbondano i ricorsi. Il più clamoroso per i protagonisti coinvolti e per quanto emerso dai controlli effettuati sinora nelle sezioni minaccia il seggio conquistato dal leader della Lega Matteo Salvini, che potrebbe scivolare a Forza Italia premiando Flavia Caligiuri. Resta pendente pure l'iniziativa dell'ex presidente del Consiglio regionale Francesco Talarico, che punta alla vittoria di Federica Dieni nel collegio camerale regino. Quindi c'è lo strano caso Orso Marzo Tripodi, con l'ufficio elettorale di Catanzaro, che ha cambiato numeri e idee tre volte, prima eleggendo la candidata di Forza Italia, poi portando a Montecitorio l'esponente di Fratelli d'Italia e infine premiando nuovamente Maria Tripodi, con Fausto Orso Marzo affondato nel rammarico e nell'amarezza. Non nella resa però. Faccio politica e non sono abituato alle lite elettorali. Ho assistito con grande rispetto e nel silenzio ai primi conteggi elettorali che assegnavano, dice Fausto Orso Marzo, il seggio a Fratelli d'Italia. Cosa sia successo lunedì 19 marzo, come e perché sia avvenuto il riconteggio, non è dato a sapere dai verbali ufficiali, ma solo dalle ricostruzioni giornalistiche, spiega ancora Orso Marzo, che tra l'altro aggiunge: da procedure così delicate ci si attende la massima trasparenza e il massimo rigore, altrimenti si ingenerano sospetti che rischiano di minare non solo i diritti dei cittadini, ma persino la qualità e l'affidabilità del sistema democratico. In coda commenta l'iter avviato, nel quale è assistito dagli avvocati Achille Morcavallo, Edoardo Giardino e Raffaello Misasi: abbiamo rispetto del popolo sovrano e per tali ragioni abbiamo anche noi, come tanti altri nel resto d'Italia, prodotto ricorso per chiedere e verificare, nelle sedi idonee, se quel seggio spettasse a noi o ad altri.
Lo faccio senza nessuna polemica, dice Orsomarso, verso gli alleati del centrodestra, ma solo per amore della verità e per il rispetto dei tanti elettori che hanno dato fiducia a me e agli altri candidati di Fratelli d'Italia. Ieri, intanto, è arrivata l'attesa e prevista nomina di Roberto Occhiuto, quale vice capogruppo vicario di Forza Italia a Montecitorio. Un incarico di grande prestigio e importanza, cui il deputato cosentino arriva dopo un'esperienza da vice di Renato Brunetta durante la precedente legislatura. Un sentito ringraziamento, aggiunge Roberto Occhiuto, a Maria Stella Gelmini, al mio gruppo parlamentare e al presidente Berlusconi per la fiducia che hanno voluto porre in me, scegliendomi come vice vicario capogruppo di Forza Italia alla Camera. Un caro abbraccio anche agli amici Iole Santelli, Francesco Cannizzaro e Maria Tripodi, che insieme a me rappresenteranno la Calabria, ha dichiarato ieri a chiare lettere Roberto Occhiuto. Questa mattina, per ricordare i carabinieri uccisi nella strage di Razzà, c'è stata una cerimonia sul luogo proprio dell'uccisione. Non sono stati indifferenti, potevano anche non intervenire, girare le spalle e far finta di nulla. Non l'hanno fatto. Sono stati fermi e hanno affrontato il potenziale pericolo e il ricordo dell'appuntato Stefano Condello e del carabiniere Vincenzo Caruso, i due militari dell'arma uccisi dall'andrangheta incontrata a Razzà a Taurianova il 1 aprile del 1977. Come ogni anno da 41 anni a questa parte, l'arma dei carabinieri ha ricordato l'eccidio dei suoi commilitoni, prima con una deposizione di una corona nella piazza e nell'obelisco che li ricorda, poi una messa in loro suffragio. La celebrazione quest'anno ha portato con sé anche la commemorazione del carabiniere Rosario Iozia, ucciso a Cittanova il 13 aprile del 1987. Per l'occasione è arrivato il generale Vincenzo Paticchio, comandante della Legione Calabria, il generale interregionale di Sicilia e Calabria Luigi Robusto, insieme a loro il prefetto di Reggio Calabria Michele Di Bari, il comandante provinciale, il colonnello Giuseppe Battaglia. Presenti alla commemorazione i sindaci di Taurianova e Cittanova Fabio Scionti e Francesco Cosentino, il vice sindaco metropolitano di Reggio Riccardo Mauro, i familiari dei tre carabinieri trucidati e il presidente della commissione antimafia del Consiglio regionale Arturo Bova. Tante le scolaresche presenti nella piazza e in chiesa. A celebrare la funzione religiosa il vescovo di Oppido Palmi, Francesco Milito. A 41 anni dall'eccidio di Razzà, la commozione è ancora palpabile. Le presenze istituzionali importanti della giornata sono lo specchio che il ricordo di quelle stragi non è un format predefinito, non è il solito cliché. È qualcosa di vivo e presente tra i carabinieri e nella società civile. Il 1 aprile del 1977, alle 13, tre militari del nucleo radiomobile della compagnia di Taurianova, l'appuntato Stefano Condello e i carabinieri Vincenzo Caruso e Pasquale Giacoppo, interruppero un vertice di 'ndrangheta incontrata da Razzà. Quel giorno i tre carabinieri in una casa colonica avevano sorpreso 11 mafiosi che stavano tenendo una riunione 'ndranghetista. A prendervi parte erano esponenti delle più potenti famiglie della piana di Gioia Tauro che intendevano confrontarsi per gestire i propri spazi di potere e per spartirsi appalti e tangenti. Per il valore dimostrato durante l'azione e nel tentativo di farli arrendere, i carabinieri spararono per difendersi uccidendo alcuni dei partecipanti, ma colpiti mortalmente dai malviventi per sul posto. Ai due carabinieri è stata assegnata la medaglia d'oro al valor militare. Si è svolto presso l'anfiteatro di Soverato la celebrazione del 166° anniversario della fondazione della Polizia di Stato con il motto celebrativo Esserci sempre. La giornata commemorativa per l'anniversario della Polizia di Stato si è arricchita con la presenza di circa 300 alunni delle scolaresche di ogni ordine e grado di istruzione di poliziotti e dei loro familiari. Esserci sempre il motto con il quale si è svolto il 166° anniversario della fondazione della Polizia di Stato, celebrazione che nella provincia di Catanzaro è avvenuta presso l'anfiteatro del Lungomare Europa di Soverato. La cerimonia a cui hanno partecipato le massime cariche istituzionali e religiose è iniziata con la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella, inviato in occasione della ricorrenza, e dei messaggi del Ministro dell'Interno e del Capo della Polizia Gabrielli. Toccante il momento del giuramento sul testo della Costituzione italiana da parte degli alunni delle quarte classi delle scuole primarie di Soverato, che ha seguito il discorso del questore dottoressa Amalia Di Ruocco e la consegna, unitamente al prefetto di Catanzaro, dottoressa Francesca Ferrandino, delle onorificenze alle appartenenti alla Polizia di Stato particolarmente distintisi in importanti attività operative.
Prometto! Prometto! Di combattere ogni forma di violenza e di razzismo e far crescere una solidarietà nuova, motivata e consapevole, che rispetti appartenenza, diversità e diritto di uguaglianza. Prometto! Prometto! Di camminare sempre sui sentieri della legalità, di impegnarmi per la sicurezza della mia città. Corollario della mattinata, un aereo del quinto reparto volo della Polizia di Stato di Reggio Calabria ha sorvolato con piroette acrobatiche l'anfiteatro nella fase finale della cerimonia. Numerose anche le presenze e le visite agli stand, dove sono state messe in atto diverse simulazioni operative del nucleo artificieri, del nucleo cinofili e della Polizia Postale delle Comunicazioni, della Polizia Scientifica, che quest'anno, nel suo 90° anniversario, è stata insignita della Medaglia d'Oro al Merito Civile per l'operato dal Presidente della Repubblica. Auguri sinceri e tutta l'ammirazione dell'amministrazione nei confronti delle donne e degli uomini della polizia, ma io direi nei confronti di tutti. Oggi è la festa della polizia, è la nostra festa, è la nostra festa. Questore lo ha ricordato benissimo con le sue parole, siamo un team unito e abbiamo la responsabilità di rendere liberi sotto la suola delle proprie scarpe non solo le giovani generazioni ma i cittadini, con il vostro aiuto, anche voi degli organi di stampa, con l'aiuto di tutti. È un'amministrazione moderna, è un'amministrazione che è al passo con i tempi, è vicina ai cittadini, cerca di mantenersi continuamente aggiornata, vicina al personale, facendolo crescere, sia da un punto di vista professionale con la formazione continua, sia da un punto di vista di un benessere psicofisico globale, proprio per fornire le migliori risposte in termini di sicurezza ai cittadini. È una terra difficile, dove è chiaro che la maggior parte delle nostre forze si concentra chiaramente sul contrasto alla criminalità organizzata, ma non solo, perché ci sono, come avete visto, anche altre forme ed altre espressioni di criminalità. E la polizia non trascura nessuno di queste e cerca di stimolare anche quelli che sono gli altri attori presenti sulla scena del territorio affinché ciascuno faccia il proprio dovere e contribuisca al mantenimento e alla crescita della sicurezza di tutti i cittadini. Ecco, per la legalità è meglio puntare dal basso e quindi dai piccoli, dalle nuove generazioni, sono state coinvolte anche le scuole. Sì, però questi piccoli da soli non cresceranno in una realtà sicura se non ci saranno i grandi a rendere la realtà sicura per loro. Ecco perché noi cerchiamo di rivolgersi non soltanto ai ragazzi che crescono, ma anche agli adulti, alle istituzioni, diciamo a ciascuno, stateci vicini rispettando le regole. Ed ora alla giudiziaria, siamo nella piana di Gioia Tauro, ricorderete il caso, i furbetti di Oppido, sotto processo. Risultavano al lavoro, ma in realtà sarebbero stati a casa a far la spesa o intrattenersi con amici e conoscenti nelle vie del paese. 24 dipendenti del comune di Oppido Mamertina sono comparsi nella mattinata di ieri davanti al giudice monocratico del Tribunale di Palmi per l'inizio del processo. Un'udienza in cui sono state costituite le parti, ma l'assenza dei primi tre testimoni del pubblico ministero ha obbligato a rimandare al 9 ottobre, quando i testi citati dalla Procura di Palmi dovranno comparire per essere sentiti. L'inchiesta sui 24 dipendenti, vale a dire più della metà del personale amministrativo del comune di Oppido, è scattata il 6 luglio del 2016. In quattro, fra cui due funzionari con compiti dirigenziali, erano finiti ai domiciliari, mentre altri 20 avevano ricevuto un'ordinanza di presentazione alla polizia giudiziaria, perché accusati a vario titolo di concorso in false attestazioni con modalità fraudolenta della presenza in servizio e truffa aggravata
continua in danno di un ente pubblico. Un modus operandi, quello dei furbetti del cartellino di Oppido, simile agli altri casi scoperti in varie parti d'Italia negli ultimi anni. I dipendenti, secondo l'accusa, timbravano regolarmente il beige all'ingresso e poi uscivano dal palazzo comunale per i loro servizi. Sono stati i carabinieri di Oppido a dare il via alle indagini nel novembre del 2015, dopo aver notato alcuni dipendenti comunali aggirarsi per le vie cittadine in orario di ufficio. Grazie alla delega della Procura di Palmi, che ha coordinato le indagini, era stato installato un sistema di videosorveglianza per tener d'occhio la macchinetta marcatempo e gli ingressi in municipio. A questo si sono aggiunti i servizi di osservazione e pedinamento per le vie della città. Sarebbero così emerse che molti degli attuali imputati si assentavano al luogo di lavoro, venendo osservati dai carabinieri nelle piazze e nelle vie adiacenti il palazzo comunale mentre sbrigavano commissioni personali o si intrattenevano con i conoscenti ed amici. Ci fermiamo per la pubblicità, a tra poco. Ci occupiamo di comuni, siamo nella Loci dei comuni commissariati, anche da poco tempo quello di Platì. Torna sull'argomento, l'abbiamo sentito telefonicamente, l'ex sindaco Rosario Sergi. Ancora tanta amarezza nelle parole dell'ex sindaco di Platì, Rosario Sergi, per il provvedimento di commissariamento adottato nel febbraio scorso dalla prefettura di Reggio Calabria. Eletto sindaco nel 2016 con oltre il 60% dei consensi a capo della lista civica Liberi di Ricominciare, la sua esperienza amministrativa è terminata dopo solo 20 mesi a causa delle dimissioni di 4 consiglieri di maggioranza. La prefettura ha poi deciso a marzo di nominare una commissione d'accesso antimafia, ma ascoltiamo i commenti di Sergi stesso in un'intervista telefonica rilasciata alla nostra redazione. C'è sicuramente un'amarezza infinita, perché diciamo le dimissioni dei tre assessori, il vice sindaco e dei due assessori arrivano al culmine di un'attività amministrativa molto 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 attiva, perché abbiamo prodotto un sacco di progetti, abbiamo ottenuto un sacco di finanziamenti, entro giugno devono essere spesi circa 5 milioni di euro, per cui voglio dire, in un paesino piccolo come il nostro erano degli investimenti che si notavano, non passavano sotto traccia. E comunque quello che ha spinto i consiglieri purtroppo non hanno retto il peso di amministrare. Sicuramente non arriva in un momento proprio, i commissariamenti sono sempre traumatici, però diciamo arriva questo commissariamento che è seguita delle dimissioni di fuoco amico, quindi diventa ancora più traumatico. Io quello che mi spiace di più è per gli elettori, perché si sono visti traditi due volte in questa tornata elettorale, prima dalla minoranza che se n'è andata a casa in blocco senza sedersi sui banchi del consiglio, e poi dai consiglieri, degli assessori, consiglieri di maggioranza che si sono dimessi, tradendo quello che era il mandato elettorale. Tutto qua. Purtroppo è questo. Sul commissariamento non credo che ci siano in questo momento momenti di commento, perché dobbiamo attendere la fine del lavoro rispettivo. Il futuro è intanto è la realizzazione di tutto quello che è stato posto in essere, con atti e fatti concreti. C'è un piano triennale delle opere pubbliche per circa 16 milioni di euro nel triennio, e quindi io, al di là di quello che sarà la gestione amministrativa, io credo che un futuro già è disegnato per lo sviluppo territoriale, quindi su questo mi auguro e sono certo che tutte queste attività poste in essere dalla nostra amministrazione possano concludersi con la realizzazione delle tantissime opere messe in programma. Va bene. Molte delle quali, non so, delle quali hanno già copertura finanziaria, vedi i due progetti del finanziato col credito sportivo del CONI che devono andare in SUAP, vedi anche le altre due strutture sportive, quindi io vedo nell'imminente futuro, vedo qualcosa che si realizzerà per i nostri giovani, per i nostri ragazzi, per i nostri bambini,
e questo potrà innescare quel clima di fiducia che in questo momento ritengo non ci sia, perché le ripeto, dopo aver forzato in massa a votare circa il 77% degli elettori depurati dai residenti all'estero, e vedere dopo un anno e mezzo, 20 mesi, un'amministrazione che se ne va a casa per scelte personali, anche perché le dimissioni sono pervenute tutte per motivazioni di tipo personale, sicuramente qualsiasi elettore perde la fiducia nella politica, la fiducia nel chi doveva rappresentarlo insieme al Consiglio Comunale. Dopo le tante polemiche, soprattutto politiche, delle ultime giornate sul dissesto inevitabile, si è inserito comunque il commissario ad acta e è già arrivato al lavoro nella comunità. Lo abbiamo appreso e abbiamo analizzato il caso assieme al sindaco della città, Chieti Belcastro, presente ieri sera, nostra ospite al 60 News. A Caulonia il dissesto finanziario appare sempre più come inevitabile, dissesto finanziario che metterebbe in ginocchio tutto il paese. Una prospettiva delineata anche ieri in onda su Telemia nel corso del programma 60 News dal sindaco Caterina Belcastro. Il primo cittadino di Caulonia è infatti intervenuta sulla situazione economica dell'ente, riferendo ai nostri microfoni che su disposizione della prefettura di Reggio Calabria si è insediato in comune un commissario ad acta. Al funzionario spetterà il compito di esaminare e passare al setaccio la situazione delle casse comunali. Al termine di questa fase di ispezione e analisi si deciderà del destino di Caulonia. Va ricordato che il paese oggi versa in condizioni di debito. Secondo alcune stime si parlerebbe di circa 3 milioni di euro. La difficile situazione debitoria, secondo il sindaco Belcastro, sarebbe però da attribuire alla cattiva gestione amministrativa perpetrata in fase antecedente all'insediamento della sua giunta. Nonostante le criticità riscontrate, il primo cittadino Belcastro ha riferito del tentativo della sua amministrazione di percorrere strade alternative per evitare il crack. In questo senso andrebbe letto anche l'innalzamento delle tasse. Tuttavia, i deficit nell'attività di riscossione avrebbero ostacolato i risultati sperati. Le criticità di un ente non emergono dall'oggi a domani. Le criticità durante i primi mesi di amministrazione, le difficoltà sono emerse fin da subito e sono emerse perché venivano evidenziate dalla società di riscossione che rilevava la bassissima capacità di riscossione dell'ente, dalle aree quindi nella difficoltà e a volte della impossibilità di pagare le bollette della luce piuttosto che del gas, ma delle banalità che possono sembrare delle banalità ma che non lo sono, quali per esempio cambiare le ruote a uno scuolabus diventa una impresa titanica. Quindi le difficoltà sono emerse fin da subito e poi comunque erano ben note a tutti anche negli anni passati. Quindi avete una difficile capacità di discussione, perché non ci sono i ruoli, una bassissima capacità di discussione su tutti quindi i ruoli, sia acqua che l'IMU e altre, quindi su tutti i tributi. Ma questo dato emerge chiaramente dalle ricognizioni che sono state fatte nei mesi scorsi, perché ovviamente le scadenze relative all'approvazione di bilancio e queste criticità che sono emerse in questi mesi hanno indotto noi come amministrazione a fornire un supporto tecnico, quindi una consulenza all'area economica finanziaria, proprio per comprendere al meglio qual è la situazione economica finanziaria dell'ente. Da questa attenta verifica, da questa ricognizione della massa debitoria in tutte le aree è emersa una situazione che è andata oltre ogni previsione, perché noi allo Stato abbiamo una massa debitoria che si aggira intorno a 3 milioni di euro. Io ti sto parlando di debiti fuori bilancio, che sono relativi a servizi, utenze, servizi, quindi forniture, eccetera. Mai pagati. Quindi una massa debitoria che, ripeto, allo Stato si aggira intorno a 3 milioni di euro, di cui 2 sono stati già certificati e accertati dalle aree e un milione di euro invece attiene a passività relative a contenziosi in atto. Quindi capisci bene che la situazione
è drammatica la situazione, non è, voglio dire, la situazione è quella che è. Quindi tu dici, noi non abbiamo scrupoli. È critica, è drammatica, anche perché lo dobbiamo dire che il sistema contabile dell'ente locale ha subito in questi ultimi anni delle profonde innovazioni legislative, perché si è passato da un sistema di contabilità di competenza a un sistema invece di cassa, quindi da un bilancio di competenza a un bilancio di cassa. Questo già dal 2012, perché la normativa è del 2011, dal 2012 al 2015 c'era una fase sperimentale in cui alcuni enti, come per esempio Roccella, era un ente sperimentale e quindi di accompagnamento verso la contabilità armonizzata, però questa contabilità dal 1 gennaio del 2015 è entrata a pieno regime in tutti gli enti. E il sottotenente dei Carabinieri D'Antoni, il nuovo presidente dell'Associazione Nazionale Carabinieri di Siderno. D'Antoni per oltre tre decenni è stato al fianco della legalità. Il maresciallo D'Antoni nell'Arma dei Carabinieri vanta una lunga e onorata carriera. Arruolato nel 1979 all'età di 19 anni, dopo un corso di perfezionamento della durata di 6 mesi frequentato in quel di Campobasso, viene promosso e trasferito alla stazione di Rovegno, vicino Genova. Dopo circa un anno viene nuovamente spostato verso il reparto operativo terza sezione antirapina, dove rimase fino al maggio 1982. È infatti proprio in questo mese che Michele D'Antoni vince il concorso sotto ufficiali. Dopo circa 2 anni viene trasferito presso la stazione di Genova Sestri Ponente. Successivamente conquista il titolo di vice comandante e assolve il ruolo a Genova San Fruttuoso. Nel 1988 viene mandato presso il nucleo motociclisti di Savona per qui rimanere sino al mese di aprile 1990. In quest'ultima permanenza viene premiato con encomio solenne, in quanto durante un servizio notturno in Varazze trasse in salvo una persona rimasta intrappolata in un'abitazione avvolta dalle fiamme. Nel 90, su sua stessa volontà, viene trasferito al nucleo radiomobile di Reggio Calabria. Lì rimane per circa 2 anni. Più tardi viene assegnato alla stazione di Lauriana di Borrello in qualità di comandante. A Lauriana riceve la cittadinanza onoraria. Comandante è anche il ruolo che riveste a Candidoni, città dove resta fino a quando, in seguito ad alcuni episodi di violenza subiti, viene mandato a Cariati. Dopo svariate operazioni nel centro cosentino, viene trasferito presso la stazione di Roccella Ionica, prima come vice comandante e successivamente come comandante. Dal 2010, per suo volere, è stato spostato al nucleo operativo della stessa stazione e poi 3 anni dopo, come già anticipato, passa al reparto distaccato della compagnia speciale di Vibo. Sono ben 6 le medaglie conquistate dal maresciallo Michele D'Antoni grazie al suo ruolo e all'azione svolta negli anni. Tornando all'Associazione Nazionale Carabinieri di Siderno, fondata nel 1976 da Francesco Pelle, rimasto in carica come presidente per ben 15 anni, attuale consigliere, è stato nominato vicepresidente il luogotenente Decio Tortora. Tra le missioni dell'associazione anche il volontariato, il servizio assistenza per i soci, servizi di rappresentanza e protezione civile. Abbiamo detto quante più cose possibili, soprattutto sul suo nuovo presidente. E adesso rimaniamo a Siderno, ci occupiamo di un convegno tenuto dalla Rotary sulle malattie infettive. Ascoltiamo meglio. Si è parlato di malattie infettive lo scorso venerdì all'Hotel Grand President di Siderno in un convegno organizzato dal Rotary Club Locrese. Ospite della giornata è stato Carlo Torti, professore di malattie infettive presso l'Università Magna Grecia di Catanzaro, che ha disquisito a lungo sullo stretto nesso esistente tra questo genere di disturbi e la globalizzazione, un'arma questa a doppio taglio che rende necessari interventi atti a scongiurare la pericolosità, anche mortale, delle nuove epidemie sempre più presenti sul territorio. Le malattie infettive oggi sono una disciplina molto importante, a dire il vero lo sono sempre state, però soprattutto oggi nell'era della globalizzazione le malattie infettive effettivamente hanno una rilevanza direi particolare. Globalizzazione vuol dire persone che si spostano nel mondo o per viaggi, oppure nel corso di fenomeni migratori, che sono nient'altro che viaggi con permanenza a lungo termine, magari per tutta la vita in un altro paese. Globalizzazione vuol dire anche aumento della temperatura sul globo
E quindi vuol dire sopravvivenza di insetti che magari prima non potevano sopravvivere in determinati contesti, i quali insetti possono a loro volta veicolare determinate malattie ed infezioni. Globalizzazione vuol anche dire aumento delle possibilità terapeutiche, che vuol dire diffusione dell'uso spesso improprio degli antibiotici, e quindi vuol dire emergenza di resistenze. Oggi ci sono molti superbatteri che circolano particolarmente negli ospedali e che sono resistenti certe volte a tutti gli antibiotici di cui noi oggi disponiamo. Quindi globalizzazione è un qualcosa che si può in qualche modo paragonare ad un'arma a doppio taglio. Benefici che derivano dal benessere, ma anche, se vogliamo, questo benessere porta a delle conseguenze certe volte negative. E quindi la globalizzazione deve essere ben gestita. Oggi assistiamo all'emergenza di epidemie in contesti in cui prima non immaginavamo. Per esempio, non distante da noi, a Guardavalle, c'è stata nel corso dell'estate un'epidemia da chikungunya, che è un virus il quale può essere trasmesso dalla zanzara tigre, che oggi, come sappiamo, nei nostri paesi vive, prolifera soprattutto nelle falde acquifere in modo incredibile. E quindi anche questi virus che vengono veicolati dalla zanzara possono in tal modo diffondersi più facilmente. Si dice che il migrante porti malattie infettive, questo in realtà non è vero, perché il migrante migra, ma per lo più è un soggetto sano, altrimenti non riuscirebbe ad affrontare lo stress e i disagi della migrazione. Però certamente porta nei nostri paesi infezioni, non ancora malattie, che potrebbero almeno teoricamente diffondersi anche nei nostri contesti. Quindi noi dobbiamo chiaramente conoscere queste malattie. Però direi che il problema più importante delle malattie infettive oggi è rappresentato da quello che diceva prima, cioè dai superbatteri resistenti agli antibiotici. L'uso che si fa degli antibiotici è spesso inappropriato. Pensiamo alle case di cura delle lungodegenze, in cui si calcola che almeno il 50% dell'uso degli antibiotici sia inappropriato, e questo porta all'emergenza di ceppi di batteri resistenti. E ormai, almeno in certi casi, che sono però, devo dire, sempre più frequenti, si muore per queste infezioni da batteri resistenti, perché non disponiamo di antibiotici nuovi che possano consentire di trattare queste infezioni. Quindi, come si vede, nell'era della globalizzazione le malattie infettive hanno una rilevanza, direi, quasi prepotente rispetto a tutte le altre malattie. Si calcola che nel 2050, ad esempio, moriranno per batteri resistenti più persone di quanto moriranno per infarti, per tumori, oppure per complicanze del diabete mellito. E quindi chiaramente si capisce come sia importante discutere di malattie infettive e attrezzarsi per poterle combattere. Domani, sono due giorni, a Roccella Ionica, presso l'Hotel Kennedy di Roccella, appunto. Allora, domani, giovedì 12, a partire dalle ore 9, la prima delle due giornate di Hospitality Riviera dei Gelsomini. Ascoltiamo questa due giorni, come sarà, dalle parole del direttore del Kennedy, Maurizio Reale. Anche quest'anno, per il quarto anno consecutivo, la Ionica Holidays organizza presso l'Hotel Kennedy la quarta edizione, appunto, dell'Hospitality Riviera dei Gelsomini. Questa iniziativa, che è partita per iniziare a diffondere e formare sempre di più gli operatori turistici della Riviera dei Gelsomini, e il nostro consorzio ha preso da questo tipo di manifestazione dei contatti con grandi aziende per formare sempre più sia il personale di ricevimento che il personale interno agli uffici degli hotel, per promuovere anche con canali
telematici, quindi internet, le proprie strutture. Quest'anno abbiamo ospiti per la seconda volta Expedia, che farà uno studio sulla nostra zona e su quello che sono le tendenze di prenotazione degli stranieri e degli italiani, quindi i periodi di prenotazione che vengono generati. Ci sarà Google che presenterà delle nuove tecnologie per indicizzare le strutture, creare delle immagini virtuali. Ci sarà poi un intervento di Antonio Muià, che è partner anche della Ionica, che farà una formazione agli addetti del ricevimento, quindi alle reception, per quanto riguarda la promozione del territorio, l'organizzazione delle escursioni. Ci sarà poi successivamente, dopo lo stop lunch, quindi dopo il pranzo, un intervento del consigliere regionale Romeo, che illustrerà la nuova legge regionale sull'incoming, cioè su quello che ovviamente sono i programmi di destagionalizzazione turistica, dove la regione proverà a dare ai tour operator che richiederanno appunto fuori stagione dei gruppi di turisti in tutto il territorio regionale, quindi compresa la nostra Locride, un contributo a quello che viene ovviamente speso dal viaggio dei turisti appunto. Poi si chiuderà con Giovanni Germinara, che andrà a illustrare delle tecniche di marketing alberghiero, e quindi andremo a concludere questa giornata di formazione. Ci saranno anche delle partecipazioni di alberghi fuori dalla Riviera Gelsomini, anche da fuori provincia, come l'abbiamo avuto anche l'anno scorso. Quindi vi aspettiamo giovedì 12 aprile dalle 9 alle 17. Itinerari naturalistici straordinari, questi erano già certi, ma ora vediamo come si è colorata e come si è motorizzata la città, Bivongi, tutto quanto lo stilaro per questa manifestazione che ha fatto esplodere gli appassionati di quadmania in quel lembo di terra. Siamo qua oggi per il terzo nostro evento della passeggiata tra quad e motocross. Noi oggi faremo un super giro nelle montagne di Bivongi, ci siamo stati già altri anni, tutto organizzato ad opera d'arte. Poi il mangiare è il top. Siamo qui riuniti per l'ultimo evento quadistico pubblicato sul calendario eventi di Calabria Quad, presenti tutti i maggiori gruppi organizzativi della Calabria, Lamezia, Reggio Calabria, San Giovanni Fiore, Acconia Curenga. Come si dice quando uno partecipa al quad, come si dice? In bocca al lupo, come si dice? No, non ce l'ho alla balena. No, quella è qui, va a pesca. Nel dubbio accelera. Nel dubbio accelera. Accelera, ok, grazie. Dalla Francia allora, dai, venite. Sono venuti del nord-est. E quale cubri? Mio marito e mio figlio. Ecco, chi partecipa? Tutte e tre? I partecipanti? Tutti e due. È la prima volta che partecipate? Sì. Bravi, auguri. Auguri, grazie. Dalla Lamezia? Del gruppo Enduro Rito, siamo un'associazione dal 2013. Oggi farete un tour diverso, arriverete in pari a Serra, nella zona, sì, di Serra. Sì. Buongiorno a tutti, noi siamo un gruppo di appassionati di enduro di Catanzaro. Siamo venuti qui perché ci fa piacere. Catanzaro, me lo ricordo. Se lo dico meglio, volete con l'accento, no? Catanzaro. È un'unica città tra le montagne e il mare. Sembra come l'Europa. Secondo anno, l'anno scorso vi siete trovati bene, quindi sì, se siete molto qua. Bene, poi la compagnia che ritroviamo anche in altre cavalcate, è piacevole. Bivongi ospitale, mi pare. Molto ospitale. Da dove venite? A piedi? Da San Bruno. Lui è Alfa del gruppo. Alfa, quello che si distingue del gruppo. Alfa dice tutto. Alfa dice tutto. Allora c'è un tipo per Alfa, lei è Alfa, alias? Diciamo che sono emerso come Alfa, non mi sono dichiarato Alfa. Quindi è il capobranco? Diciamo che guido un gruppo, uno dei tanti. Un gruppo? C'è in Calabria e in tutto il mondo comunque, sono delle manifestazioni organizzate appunto che finché ci danno possibilità di seguire queste passioni, anche le istituzioni stesse, perché ci sono dei regolamenti che stanno diventando sempre più rigidi, voglio dire. Anche per il rispetto della natura, rispetto perché la natura, sempre nel rispetto della vita. Della vita, chiaro. Soprattutto la sicurezza. Certo, certo. Però alla base di tutto un ragazzo
Cioè, quanto costa questo sport? È costoso, che già un mezzo del genere dovrebbe costare. Uno sport costoso che ti priva magari di fare altre scelte, però la passione, le passioni vanno coltivate, sicuro. Con sacrifici? Con sacrifici, certo. E non trascurando il resto. La famiglia, comunque. È sempre uno sport alla fine. Certo, certo. Ok, grazie. Viva lo sport. Grazie. Ciao Alf. Un tracciato che parte da? Sempre da qua, da Bivongi. Assaliamo fino a Serra San Bruno. Ma arrivare a Serra San Bruno che via facciamo, fai? La Via Grande? No, Via Grande no. La Via Grande la facciamo ascendere. A scendere, quindi mo andrete da... Adesso andiamo dal parco, dove c'è il parco Nicolas Green. Saliamo di là fino a Pugni, nella zona Pugni. Poi saliamo fino a piazzale dove ci sono le case della Ferdinandea. Da lì continuiamo, costeggiamo la diga. Poi dalla diga entriamo nel cuore della Ferdinandea, nelle serre, e arriviamo fino, costeggiamo Serra San Bruno, Brognaturo, arriviamo nella Lacina dove c'è la diga, l'Aco, e dopo a scendere facciamo di nuovo la strada per andare all'Acqua di Scrimienzi, e poi Pumara, e passiamo per Cera Sereda e scendiamo dalla Via Grande. Lo scorso fine settimana la festa dell'Annunziata Gioiosa Ionica, ne abbiamo parlato, abbiamo fatto anche la trasmissione in diretta la mattina di domenica in piazza. Ora facciamo un resoconto in questo servizio. Abbiamo visto il Signore, ma egli disse loro: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il dito nel posto dei chiodi e non metto la mia mano nel suo costato, non crederò. Che bellissima questa festa! Una volta, quando mamma campava, faceva cozzare, zappate, una casella l'uno, frate, ma tutti, e dopo gli dava la Madonna, che ne mandava? Che mi zappava una volta, ma mo non buon lavoro noi. Una volta è stata la Madonna d'Annunziata, la facevamo differenti. Prima tutti che facevamo tutti a piedi, dopo pensavamo l'ortaro, canta la strada, cara mia, Madonna mia, bella mia. Arrivavo a prevede e diceva tutti i preghieri. L'ortaro pensavamo, con due tavolini, e mettiamo una coperta buona qua, che si sposava qua. Poi mettiamo l'anzolo tutto ricamato, e poi una settimana sana con gli migliori, e facevamo tutta la strada della Madonna, figlio. Con chi panarei gli attavi migliori. Bella mia. Quando un prete arrivava a chi ortarei, con sa mucca. Si fermava e andava a pregare gli belli. Questa è una vecchia tradizione della festa. Mi ricordo da quando ero bambino. Però è cambiata. Una volta la strada era tutta piena di fiori. Bello era negli anni 50 e 60 che tutti erano col costume gioiosano, bello. Adesso non c'è nessuno più. Sì, anticamente mi ricordo che si faceva di mattina la processione e si portava la nonna a spalla pure e poi si girava qua dal Sivano, si faceva tutta la rimembranza, c'era la fiera pure anticamente, perciò facevano di mattina la processione pure e il popolo assisteva alla fiera e poi andava alla processione pure e quando era mezzogiorno era tutto fatto. Negli anni 50 questo qua, vi ricordo. La festa della misericordia è la festa di questa madre che io definisco la madre del bell'amore, del timore, della conoscenza e della santa speranza, perché è quello che noi sempre proclamiamo, che ci sia una speranza nuova, un mondo nuovo, che ci sia un mondo dove c'è l'amore, c'è il rispetto, ci sia tutto.
questo è importante. E quindi, ecco, ringraziamo specialmente coloro che hanno testimoniato con fede, attraverso anche la sofferenza, questa partecipazione a questa grande festa. Benedico tutti voi, benedico i vostri cari, benedico tutto il paese. Ringrazio tutti coloro che hanno preparato questa festa e cerchiamo naturalmente di renderla migliore. Speriamo che il prossimo anno passa alla parrocchia, poi è un altro discorso. Ogni... Mi piace le canzoni calabrese, che è bravo! Si vuota calabria che devo cantare con le canzoni in inglese. Tutto... Ma no, fai, che passavi di mazzarella, si cuociono da luce, la stringiuta in mano, una partita di carta, un bicchiere di vino, una birra, un panino con salsiccia, qua c'è un buon governo. Tu vai in tuo mezzo, l'italiano! Per l'agenda, giovedì 12, beh, l'abbiamo appena sentito nel servizio, poc'anzi nel servizio, Maurizio Reale ha presentato questi due giorni di formazione gratuita, hospitality. Poi, sempre domani, alle 17.30, verrà inaugurata ufficialmente la nuova sala consigliare e conferenze del Comune di Stilo. Sempre domani, alle 18, biblioteca comunale di Siderno, presentazione del nuovo libro di Pantalone Sergi. Invece allo Spazio Culturale Magga di Siderno alle 18.30 presentazione del saggio La Calabria e i suoi filosofi, venerdì 13 alle 18 presso la sala conferenze della Biblioteca Comunale di Siderno sarà presentato lo sportello dell'Associazione Angela Serra per la ricerca contro il cancro. Poi sabato 14 alle 17.45 nella sala delle cerimonie di Palazzo Amaduri di Gioiosa Ionica sarà presentato il libro La Passione Pazza del Diavolo di Antonio Sergi. Poi venerdì 20 alle 18 Hotel President di Siderno, Isaia Sales presenta Storia dell'Italia mafiosa. Il 28 di aprile, Biblioteca Comunale Siderno, ore 18, Simone Oggioni presenta Le parole rubate. Ci fermiamo qui, andiamo a leggere i titoli delle principali testate calabresi. Riprendiamo la linea dallo studio della rassegna stampa, il momento delle prime pagine dei quotidiani calabresi. Vediamo l'apertura che riserva il Quotidiano del Sud, edizione di Reggio Calabria. L'autobomba di Limbadi in apertura, agguato, ancora avvolto nel mistero, tante ipotesi e nessuna certezza, l'indagine passa alla DDA. La madre della vittima: in questi anni abbiamo subito soprusi di ogni genere e il legale chiede funerali di Stato. Andiamo avanti, l'intervista a 360 gradi all'interno, Brunello Censore, eccolo in questa foto, mi candi alla segreteria del PD, dice Censore. Sanità: al pronto soccorso di Cosenza ci sono troppi ricoveri impropri, conferenza del manager dell'azienda ospedaliera. Casse di riposo: 400 posti di lavoro a rischio, la regione ha un debito che ammonta 32 milioni. Poi, come ogni mercoledì, diario della memoria, i due fratelli Facchineri trucidati a 9 e 12 anni. E poi l'inchiesta, l'emorragia di denaro pubblico dalle casse Field, 8 indagati, ex dirigenti accusati di peculato. Economia: apicoltura Calabria pioniera per biodiversità, Vibo Camera di Commercio, l'ICO si dimette, Catanzaro un percorso per i minori abbandonati. E poi si parla di rifiuti nel taglio basso, da Reggio percorso rivoluzionario in tema di rifiuti, il sistema di raccolto porta a porta sarà esteso a tutto il territorio entro giugno, lo dice il sindaco della città Falco Matà. Per la politica, nuovo governo, domani si riparte con le consultazioni. Poi per la giudiziaria, vedete operazione Johnny, raffica di richieste per l'abbreviato clan e centro migranti. Chiudiamo con Gazzetta del Sud, che riserva questa apertura dedicata ancora all'Imbade, nel Vibonese l'autobomba azionata a distanza, la madre della vittima accusa e mancuso, abbiamo subito angherie di ogni genere. Qui vedete scenario di guerra, purtroppo quello che è avvenuto all'Imbadi con l'autobomba che ha fatto saltare in aria ed è costata anche la vita a Matteo Vinci. Continuiamo con le altre notizie, il taglio alto, il titolo sottotestato a Gioia Tauro, luce sull'omicidio Musco, concluse le indagini su Mazzaferro e sul nipote. Poi Reggio Calabria, la polizia sempre al fianco dei regini onesti, qui vedete la presenza
anche del prefetto di Bari insieme al questore di Reggio. La giunta comunale dal via libera al bilancio a Reggio Calabria, sempre nella città dello Stretto, per parlare di giudiziari a Clanfranco, condannati dal tribunale 6 imputati. Palmi, bambina segregata a giudizio la Iannino, Oppido Mamertini, iniziato il processo ai furbetti del cartellino, 'Ndrangheta, Reggio Nord, in Cassazione annullate le assoluzioni. Poi la Champions con la bellissima impresa della Roma che vola in semifinale. Segnano 3 gol al Barcellona i giallorossi di mister Di Francesco, questa sera tocca alla Juventus. Ci fermiamo qui, non ci sono altre notizie importanti, situazione meteo tra qualche secondo. Tempo che farà in Calabria. Nuvolosità irregolare sulla fascia ionica e su quella tirrenica, possibile piogge durante la giornata, imperversa una nuova perturbazione che potrebbe portare nelle prossime ore anche delle piogge in Calabria, temperature che si manterranno invece nella media stagionale. Grazie per averci seguiti. Finisce qui il nostro giornale, grazie per l'attenzione. Riepilogo. Autobomba di Limbadi, caso avvolto dal mistero. Oggi tutti in piazza contro Scura, contro la sanità commissariata calabrese. Frode all'INPS per oltre 4 milioni di euro. Scoperti alla Guardia di Finanza 600 falsi braccianti agricoli. Operazione Johnny, raffiche di richieste in abbreviato. Successo della terza edizione Quad Abivonci, itinerario naturalistico attraverso la montagna fino a Serra San Bruno e ritorno dalla Via Grande.